Buongiorno cari amici di Lai Channel. Oggi apriremo la parola del Signore in Amos al capitolo 8, di cui leggeremo i versetti 11 e 12, che dicono così: Ecco, vengono i giorni in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane e sete d'acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Allora correranno in cerca della parola del Signore, ma non la troveranno. Benedetto chi ha fame della parola di Dio. Viviamo in un mondo, intendo qui in Italia, dove il cibo sovrabbonda. Basta entrare in qualunque supermercato, per non parlare del cibo che gettiamo e sprechiamo. Bar, ristoranti e fast food sono pronti a venderci cibo a qualunque ora del giorno. Insomma, è difficile trovarsi ad avere veramente fame o sete, soprattutto se abbiamo ovunque, in auto, in ufficio, degli snack e delle bottiglie d'acqua sempre disponibili. Ho vissuto molti anni in paesi dell'Africa occidentale e ho visto bambini e adulti avere fame. Ho visto donne percorrere lunghi tragitti durante la stagione secca per cercare un pozzo con un po' d'acqua. Una volta in Mali, in aperta campagna, a 300 km da casa, mi si guastò la macchina. Il caldo era opprimente, la poca acqua che avevo in auto finì rapidamente. In quei momenti avevo una gran sete. Oggi il cibo e l'acqua sono disponibili, ma anche la parola di Dio è disponibile più che mai. Un tempo la Bibbia era nelle mani di pochi fortunati, ma oggi probabilmente nelle nostre case abbiamo varie Bibbie in varie versioni e probabilmente non è facile dedicare del tempo alla sua lettura. Non solo il lavoro, ma anche televisione, computer, cellulari assorbono tanto, troppo del nostro tempo e rischiamo di dedicare alla parola di Dio solo dei ritagli di tempo. Benedetto chi ha fame e sete della parola di Dio. In essa ci troviamo cibo spirituale e acqua viva in abbondanza. La Bibbia soddisfa tutti i nostri bisogni spirituali. Ricordiamoci che Gesù è il pane della vita e, come fece con la Samaritana, è pronto ad offrirci l'acqua della vita. Che il Signore mantenga sempre vivo in noi il desiderio di leggere, studiare e di meditare sulla parola di Dio e che questa lettura possa trasformarci ogni giorno e tenerci stretti al Salvatore. Amen.